365 motivi per non avere paura nasce dall'incontro con tanti giovani che avevano tante paure, le paure di non essere all'altezza della situazione, le paure di non farcela nella vita, le paure del futuro, tante paure, le paure di amare, la paura di lasciarsi amare. Ecco. Di fronte a queste paure, nel colloquio con tanti giovani, nasce l'idea di confrontarsi con la Sacra Scrittura, con la Bibbia, e vedere dove e come il Signore ci invita ad avere coraggio, a non aver paura per superare tutte le difficoltà che possiamo incontrare nella nostra esistenza. E a partire da un colloquio in modo particolare con una ragazza, nasce proprio l'idea di questo libro, che inizia come una sorta di diario giornaliero per aiutare questa ragazza. Poi in realtà ho aiutato tanti altri giovani, ma alla fine scrivendo ho aiutato anche me stesso. Dio mi ha dato una carezza. Il libro nasce anche dopo la morte di mia madre, e quindi questo sentirmi dire non aver paura, coraggio, vai avanti, io sono con te da parte di Dio attraverso le pagine della Bibbia è stato prima di tutto una bellissima carezza quotidiana per me, che poi carezza che ho condiviso con tutti i lettori. Da questo libro poi è nata anche l'idea di scriverne altri 365 motivi per amare, il mio terzo libro, Gli Scartagonisti. E la paura è l'argomento, uno degli argomenti principali con i quali la gente si confronta spesso nei dialoghi con un sacerdote. Le paure sono prima di tutto, io le definisco nel libro, la definisco la paura come la febbre è cioè quel sintomo positivo che mi fa accorgere che c'è qualcosa che non va dentro di me. E la paura ci fa capire che bisogna scavare, che bisogna indagare, che bisogna capire, così come la febbre, che bisogna capire dove c'è il malessere. E quindi è positiva, per cui dico che non bisogna aver paura di aver paura. Dopodiché bisogna lasciarsi aiutare, bisogna soprattutto lasciare che il Signore vada a curare quelle ferite dalle quali scaturiscono molto spesso le paure. Ferite, malesseri, dolori che abbiamo ricevuto magari nella nostra esistenza. La paura è prima di tutto la paura dalla quale scaturiscono tutte le altre paure è la paura della solitudine infinita. La paura della morte è questo, no? La paura del buio totale, la paura di non avere più la terra sotto i piedi, la paura di rimanere travolto come in un terremoto. E è qui che si inserisce la soluzione alla paura che il Signore ci propone. Io sono con te in quella tua solitudine, in quel tuo buio, in quel tuo malessere, in quel tuo tremare con le gambe perché non senti più la terra sotto i piedi. Io sono lì, io sono accanto a te, io ti sono vicino, io ti abbraccio, io ti amo, io ti conforto, io ti sostengo, io ci sono. Ecco, sapere che Dio c'è sempre, in ogni situazione della nostra vita. È ciò che ci permette di andare avanti e di vincere ogni paura, una per ogni giorno dell'anno, 365 giorni all'anno, ogni giorno abbiamo per tutto l'anno 365 motivi per non avere paura. Grazie a Dio.